Il libro della storia dell'uomo torna tra le mani del pubblico dei Musei Vaticani. Questi oggetti, più che opere d'arte, sono autentici ambasciatori di popoli lontani. Pagine preziose, uniche al mondo, capaci di rievocare miti, tradizioni e culti misteriosi. In ciò risiede il fascino del nuovo allestimento del Museo Etnologico Vaticano, inaugurato martedì dopo un anno e mezzo di preparazione. Visitando le diverse sezioni che ne disegnano il percorso, il pubblico si accosta a culture e religioni in gran parte scomparse, attraverso oggetti di uso quotidiano, sculture, tele, armi e maschere rituali, espressioni di condizioni ambientali differenti, tasselli preziosi del mosaico spirituale che appartiene alla più antica storia dell'uomo. Con noi il responsabile del Museo Etnologico Vaticano, padre Nicola Mapelli. Solitamente le persone, quando pensano ai Musei Vaticani, pensano a Michelangelo, Raffaello e Caravaggio. In realtà più della metà delle opere dei Musei Vaticani sono costituite da opere d'arte non europee. E questo reparto custodisce proprio questa ricchezza, l'arte dell'Africa, l'arte delle Americhe, dell'Oceania, dell'Australia, l'arte dell'Asia, l'arte precolombiana, l'arte islamica. Tutto ciò che è al di fuori dell'Europa qui viene conservato e custodito con la migliore cura possibile. Tutto ebbe inizio nel 1691 con il dono fatto da una popolazione indigena a Papa Innocenzo XII di alcuni preziosi manufatti precolombiani. Nei secoli la collezione si accrebbe, da ogni angolo del pianeta furono inviate opere d'arte ai pontefici. Oggi quelle popolazioni, grazie alla forza del dialogo di cui è capace solo l'arte, si incontrano qui, tra le mura dei Musei Vaticani. Il lavoro è stato molto intenso perché abbiamo dovuto scegliere le opere più rappresentative sia per la prima sala che è dedicata alle esposizioni temporanee sia per il percorso permanente. Per la prima sala, quella delle esposizioni temporanee, abbiamo deciso di presentare una selezione di capolavori di tutti i continenti e li lasceremo in mostra per circa un anno. Nel percorso permanente abbiamo preparato gli allestimenti dell'Australia, dell'Indonesia e del continente asiatico e stiamo in questo momento preparando anche l'allestimento dell'Oceania. In occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento è stato presentato il catalogo Le Americhe, frutto di 5 anni di lavoro. 400 pagine per attraversare tutto un continente, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, grazie ad una selezione di 200 manufatti su più di 10.000 pezzi custoditi nel Museo Etnologico Vaticano. La cosa che per noi è molto bella e significativa è che queste opere sono state tutte donate ai pontefici, quindi è un museo che parla di amicizia, di dialogo. Infatti a noi piace definire questo museo l'anima mundi, un museo che raccoglie le anime dei popoli, le anime delle loro culture e le custodisce in questo luogo importante. E con questo catalogo abbiamo voluto in un qualche modo restituire il dono alle popolazioni americane, sia con questa opera scritta, sia con i viaggi che abbiamo fatto per andare a incontrare queste popolazioni.